Clicca. E puoi dire una parola in piazza, l'uomo, guarda. Buonasera, buonasera. Clicco dove? Clicca. No, scusami, non sai che devi ripetere clicca. Ah. Cioè, ma che razza è manga, hai gatto? Ma che parlo da io, signore? Pare una bella... Buonasera. Buonasera. Che nome hai? Vitto. Vitto? Sito, mia nostranti. Sito, Foresto? Foresto. Da dove sito? Vigonza. Certo. Bene, allora, il nostro Vitto da Vigonza. Con quante T, Vitto? Una. Una. Cioè, niente Vitto e alloggio T. Allora, il nostro Vitto, eccolo qua. Che lettera è questa lettera qua? G. G come? Ganso. Ganso. Vitto che ganso. Tesi dritto. Vitto che ganso. Tesi dritto come un ganso. Buonasera. Buonasera. Guarda clicca. Che spagnaro che ha, signora. Buonasera. Clicca. Fermo Cocheyman. Fermo Cocheyman. Buonasera. Buonasera. Che nome hai? Silvana. Silvana, di dove sei, Silvana? Di Campo San Piero. Campo San Piero. Sì. Dal centro. Allora, alla nostra Silvana di Campo San Piero dal centro. Una facile. Una facile. Che lettera è questa lettera qua? L. L come? Luomaro. Senti che ben che ho capito. Che ben che ho capito. Non sei neanche da spussa. Dai. L'ho capito alla francese con la cadenza Luomaro. Come sgataron, sacranon, frission. Ma cosa se ho l'uomaro? Spiega. E l'uomaro se un digestivo. È l'uomarissimo che fa benissimo. Più è se l'uomaro e più il fa bene. Gavi visto che nel dialetto basta poche frasi per esprimere dei concetti molto vasti. E sì che in giro per il mondo i gacorai a dire che quando siamo gente sparagnina. Che sparagnemo! Forse perché mi manca le doppie. Eh? Ah, qui se ne dice. Ti spiego mi perché non altri veneti ne manca le doppie. A non altri veneti ne manca le doppie. Perché ne caccia vai? Anche a quei, sì, altro che. Provati a ascoltare qualche te giornale de sera, di qualche giornalista, di qualche altra regione. I gai triple, quadruple, quintuple, tutto quello che ne mancano, altri che porta via, ore altro. Sai che non altri, ma in mente solo che lavorare! Lavorare! Lavorare, 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 basta! Adesso siamo anche a preoccupare perché abbiamo sentito che il nuovo governo vuole farmi fare 35 ore, vero? 35 ore? E 35 ore hanno altri veneti. Ma scherzi tu! Cos'è Marti che abbiamo già finito? Cazzo femo il resto della settimana! E sonterà 11 12 ore e farà un'ora legata apposta a Panoagia. Eh sì! Come se lo slogan di Bertinotti la... Lavorare meno, lavorare tutti. E il nostro slogan è... Lavorare in nero, pacciaparli tutti. Invece la verità è che con parole semplici si può esprimere tante cose. E noi altri siamo d'accordo con quei che dice che la nostra è una vera e propria lingua. Ed avendo, ed essendo una vera e propria lingua, ha determinate regole. Come per esempio la punteggiatura. La punteggiatura sono i punti e virgola, i due punti, i punti esclamativi, l'accento circonciso, nonché il genitale sassone. Cioè, guarda che ho la tastiera veneta, mi sa. E mia sta roba. E da noi altri la punteggiatura si dà dai porchi, dalle eresie, che in più gli serve anche come accrescitivo. Ti, per esempio, prova a dire che è uno peandron. Pare neanche. Però se ti chiedi peandron porco, è assassin. E ora sì, chi si capisce che è peandron? Morca assassina giù da canta una bestia can del porco e fora vacca soamia porsea boia stregassa porca orco qua orco là boia schea osteria del mando eato Roberto gavemo una rua intera cosa sei che femo adesso? Questo sei il classico caso di che persone venete che alterna una marea de porchi qualche rara parola. Però Remigio non sai che abbia tutti i torti, perché se Hugo avesse detto semplicemente a ci picchia Roberto, gabbiamo una rua intera,
Cozza zecche fazizi modezzo. In questo caso, manca i doppi. In questo caso la frase no gavaria avuo lo stesso effetto e poi da un punto di vista grammaticale saria sta assolutamente priva di punteggiatura. Dopo un'altra regola molto importante se la pronuncia. Tutti quanti sa che il nostro dialetto è un pochettino come l'inglese, no? Si scrive in una maniera e si pronuncia in un altro. Per esempio, per dire le parole con la O greve bisogna mettere la bocca a forma de musso e pronunciare delle parole tipo Per dire invece delle parole con la O stretta, bisogna mettere la bocca a forma di cuoio di gallina e pronunciare delle parole tipo onta, ponta, onta, ponta, ovo. Sì. Dopo così gli accenti, importantissimi anche gli accenti. Sai cosa sono gli accenti? Gli accenti sono che caccoette de mosca. Che inavvertitamente casca sopra le parole e da come che casca puoi cambiare completamente il significato delle parole. Per esempio becco, si intende chiaramente il becco dei Iosei, il becco dei Poastri, il becco dei Arne, però se l'accento casca dall'altra parte e ti dici becco, si intende chiaramente si intende chiaramente il cornuto. Se becco quello che mega fatto becco, onzo mi puito con baston orca assassina giù da cantana bestia can del porco e fora vacca so amia por sé boia stragassa porca orco qua orco là boia schea osteria del manduato. Ma il massimo se che il nostro dialetto se fantasia se colore se immaginazione. Perché? Perché fa funzionare alla perfezione tutti quanti i sensi, la vista, il tatto, l'odorato, l'udito, l'ol fatto. Tutti quanti sa cosa sia siera, no? Siera, cosa sia siera? Colorito del viso, a siera. Va che siera che ga? E ga una siera da scorrere il soffega. Adesso mi sfido qualsiasi persona a dirmi il colore di una scorrere il soffega. Nessuno lo sa, ma tutti le conosce. Per via dell'udito, nonché dell'olfatto. Dopo che sei anche altre parole che puoi avere un doppio significato, come per esempio tacconare. Tacconare vuol dire rammendare. Se peso il tacon che sbrego. Però tacconare puoi anche voler dire fare l'amore in modo rude. Tacconare amorosa. Cioè non capisco che analogia che sia tra tacconare i calzetti e tacconare amorosa. Sono sempre de busi se tratta, ma se per quello che il proverbio dice l'amore ha se come un buso sui calzetti. Pi che te che pensi, pi grande il diventa. Che avevi visto che ridendo e scherzando si può imparare. Così dovrei fare anche a scuola. Giugando. Esatto, e dovrei insegnare ai tosi in sta maniera con dei giochi, dei giochi semplici, sì. Tipo che ne so gnigni mistici. Ma proprio stasera dovevo diventarmi Balbo, signor Benedetto. L'enigmistica. Oppure l'altro gioco che sei I ribes, i lampioni, i rebus. E noi altri siamo veramente orgogliosi di presentare questa sera in prima assoluta il primo cruciverba veneto. Ecco qua, aspetta che spostiamo la lavagna luminosa, eccola qua, e andiamo a giocare insieme a voi con il primo cruciverba veneto. Allora, una domanda semplice. Sì. Allora, questo qua, 13 verticale, quante lettere? 6 lettere, con la T, di sinonimo? Di moe, morbide. Tenare. Tenare. Amore, merda e senare, e se tre robe, tenare. Ma insomma... Dai, me ne faccio una facile facile. Dai. Allora, vediamo questa qua. 14 verticale, 4 lettere con la A, porta degli armadi. Anta. Finga ianta il gaio canta,
Da Iante in su non canta più curu 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 curu. Sto qua, dai. 9 orizzontale. Dai, dai, è facilissima, dai. 4 lettere. Donna de bassa statura, nana. Donna nana, tutta tana. Insomma, pa farla curta, essendo in conclusione, ve disemo che non sei da vergognarse essere poenton. E siete sì da Napoli, oppure da Mian, siete sì sardo, oppure sicilian, e anche se mai non te lagni, ti parla sempre. Come che te magni? Al giorno di un co che par tutto bello, te che sora stomaco far crescere il peo, non esiste amicizia né carità, i te mette in te culo, par fia star senta. Qua basta un busto e una corona, par far cebre ogni tocco de mona, e 5 minuti de televisione, che diventa famoso sa benzina, dale eroina, da che na onta, noi che na ponta. Al giorno di un co non se puoi più scherzar, tasi e lavora, non che altro da far. Tagliete a lingua, non sta più parlar, qua bocca se puoi, solo che respirar. Ecco che arriva i signori dottori, te senti da spusa, i sa tutto e ori. Finché davanti te offre a carega, può guarda Dio e te compra il giornale tutti i giorni, il quotidiano, che ha fatto una mania sua testa, che l'amore, una mania sua testa tutti i giorni, ciò non che ne manca uno, anche due, tre quotidiani, ma non è neanche da credere,
Robin, cosa getto la sigare? Cosa sito? Cosa getto? Vedo a misurargli i miei franchi del giornale a tuo pare. E vorrà leggere, vorrà documentarsi, vorrà essere aggiornato. Ma qua è aggiornato, vero? E legge solo che a pagina di necrologi, vero? Oppure a pagina di spettacoli. Se è morto qualcuno che conosce, va al funerale. E se no, va al cinema. A proposito, te che sentivo di Mario, vero? No, sai Mario? Tu conosci Mario? Tu conosci Mario? Ho avuto che non conosca Mario, mi? Che tutti i giovani devono giocare a carte al bar, va? Fettente marzo, caia, buello, va? Mai una volta che Gabbia pagai neanche un caffè, guarda, che venisse proprio... L'è morto! Morto? Morto. Ma quando? Come? Dove? Come è successo? Ieri, improvvisamente. Pensare che stava benissimo. E rideva, e cantava, scherzava. E gli era proprio là dove che te siti adesso. Improvvisamente, che aperto la bocca, sciocco morto. Mario, ma guarda, oggi che siamo, domani non si sa. Ma sento che anche a me non mi sento mia massa ben, dite. Te vedo, te vedo. Ma tale mi pare di avere, ma parco, di avere tutti quanti, sono pieni di dolori. Pieni di dolori, dolori. Sì, come se fosse passato sotto... Sotto la schiccia sassi. Sotto schiccia sassi, signore Benedetto. Ti sento come bastonà. Bastonà? Come se mi dovesse bastonare con... Con sugamande rover. Con sugamande rover, sì. Che hai i brividi. Sono pieni di brividi. Pieni di brividi. Brividi, brividi. Ma che hai i brividi come se te fossi venuto fuori da un frigorifero. Tasi pieni di brividi, signore Benedetto. Cioè che sia un brutto mai. Brutto mai? Sogna che a me se dirti o va. Ah, sì, un amico bisogna che te mi dico se ne che cosa. Resta poco tempo ormai. Poco tempo cosa? Poco tempo? Poco tempo cosa? Poco, poco, poco. Poco quanto? Poco, poco. Poco. Diese, undese. Ma diese cosa? Diese anni, diese settimane, diese mesi, diese cosa? No, no, diese. 9, 8, 7, 6, 5, 4. L'ho saputo avere. Te che hai i sinonimi dell'influenza, capisco? Ma che te mi hai fatto cagare addosso, sai? Da? Ero devo preoccuparmi, signore? Non so, mica mi preoccupo adesso, per piacere. Andiamo a... Quando, ma era ti inserissi uno che se ne intende? Vieni qua, ascoltami, no, vieni qua un attimo. Sta là, per piacere. Guarda il messaggio qua. Qua. Dove ne ho? Come fai a dirmi qua? Tu hai visto che ho anche un dio sull'occhio? La 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 la, ora che te che è un dio su noccio, sei là. A stare attento. Ora che, se meglio che sto dio qua stacca sul mio occhio piuttosto che da un'altra parte. Vedo sto occhio qua? Guarda, guardami bene. Sto qua, cos'è il weekend? È il venerdì, il sabato e domenica, verso 10:30, 11:00, anche a mezzanotte. Tacca baiare, co fa un'indemoniata. Guarda come che baia. Guarda come che baia. Guarda che baia. Guarda come che baia. Guarda che l'occio che baia. Guarda come che baia. Se st'altro canta, si apposta e fa coppia. Ti deve fare il trapianto delle corne e te si sistema, capisito? Moreto, ora che mi, che altro occio, è perfetto. Ora che ho 10 decibel, mi su che altro occio. Stammi a credere. Altro che. Tira fuori la lingua. Fammi vedere la lingua. Fuori la lingua, caro. Fuora che ha lingua, fuora, fuori la lingua. Che sono andati là fuori anche i bue. La lingua. Vetto del corpo. Corpo, di corpo, vetto. Vai di corpo, de corpo. Tira dentro che ha lingua che non sento niente. Dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori. Si pensa a mia moglie che non capisco mai cosa che ha voglia, signor Benedetto. Corpo, vetto de corpo. No! Ecco, vedi. Ultimamente ho da avere un poco di astinenza intestinale. Però sono sicuro che se tocco un ammorbidente, scorre sotto tutto quanto. Il problema è che appena che sento il nome della nuova malattia, già mi parte averla. Titiaghe? Sai che è Micheno sul mio uno che non mi controllo? Sono uno che si controlla. Te vai a controllare? Se mi controllo tutti i giorni, mi controllo dal dottore. Ora che sono uno che ha il conto aperto in farmacia, sai da me? Vedo. Ah, ti te vai una volta al mese, vero, fare la spesa per tutta la famiglia, no? Ma so quasi la modica quantità giornaliera. Se, anzi, che ora aspetta che controllo se ho tolto tutte quante... Ma par piacere, e medicine che me ga ordina il dottore. Spettacolo. Il Prozac? Il Prozac. Fa depressione. Boh.
Il Valium. Il Valium. Prozac e Valium. Va a dormire. Boom. Il Viagra. Il Viagra. Va a tomare. Boom. E Gutalax. E Gutalax. Fa cagare. Boom. Non è Remigio? Mi hanno resito mie franchi, Remigio. Va via drogato, impasticato. Va in che stato che te si. Te si sei stato pietroso, te si. Che avanti a sto passo te venirà anche al morbo del Pakistan, te venirati. Te venirà. E noi a colpo, sai lo che sei a colpo a tutti quanti semenisini che mi insemenisce, sì. Che mi insemenisce su, che fa di che figure, che mi vergogno, per fin da solo mi vergogno. E credo. Sai l'altro giorno sono in farmacia, non ho pagato con i boini il mulino bianco. Ma sì, sei tornato. Per cui ho messo in anche bene, mi ha fatto sconto, che poi non capisco perché gli chiama ricette, neanche fosse un libro di cucina, ricette. Te dico mi perché gli chiama ricette, caro mio, perché come quei ricettatori sicuramente c'è qualcuno che mangia par de sora. Te ragione, guarda che con quello che costa è medicine, e controi, e analisi, avanti sto passo, so che i signori potrà permettersi di amarsi. Te ragione, i poareti ormai puoi permettersi solo che mai incurabi. Te ragione, te che guarda che fa. C'è sta roba qua? È un'offerta speciale? No, sai che? Grazie, si è rotto il buttiglione di sciroppo della tosse bisolvon. E se come il vino a vilchio l'altra meno? Le petanti in una maniera allucinante. E questo qua adesso fratello se ne è un pipico. Ma no, bella, ma... Ma signore, puttana. Anche qui, dai, per piacere, no, col. Ma avanti, ma unto, ma va. Stiamo qua allo stecco ducale, è ricoperto. Ciao, babuta, qua. Guarda, signor. Ma Dio, sento che ho visto perfino gente a posto, gente sana, che si è messo in coa davanti al sporteo a prenotarsi visite. Per forza, ora chi arriva davanti al sporteo, qualche malattia che segni fuori di sicuro. D'altra parte, è meglio prevenire che curare. E finché il dottore pensa, l'amato muore. sì. Allora, l'altro dì, sono a farmi il solito controllo di routine, no, perché... No, te fai proprio schifo, sai. Perché? Proprio schifo unto, te sì. Già te scoresavi, che routine adesso? Cosa occorre? Routine, perché con un pochettino di rastegan in go, no? Era sono a farmi il controllo col contenitore stereo. Taglio, sto a parlarmi di stereo, che se mi fio la mattina e la sera, dudun, 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 con sto stereo la testa, la volevo scoppiare. E il contenitore stereo per le analisi. No, quello è il contenitore sterile per le urine. In che ospedale vai tu? Da uscianti. Oh. Cioè? Cioè, sono col buttiglione. Ecco, cioè, sì. Te porti qui del mese, no, ti là. Stato a controllarmi una giossa più, una giossa manco? Scusami un attimo. Cioè, sono andata la mattina col bottiglione appena munte e sono andata là, presto perché bisogna andare presto la mattina, e sono andata là a farmi il controllo e ho visto che era una vecciotta, no? Sarà sta, fa conto, alta più o meno così. Una nana? Sì, un 9 orizzontale. Insomma, ecco vista col deo struccare sul bottone del distributore automatico del caffè. Dopo tre ore che ho finito tutti quanti i miei controlli, i miei analisi, cosa venivo fuori? Ho visto la vecchiotta ferma immobile nella stessa medesima posizione. Poveretta che aveva fatto una paralisi! No, io era convinto di essere lì a aspettare l'ascensore. Questa si chiama la sanità. Sì, sì. Questa si chiama la sanità. Guardami, mi vista, come sto? Sto benissimo. E perché stavo così benissimo? Perché mi merangio, caro, mi faccio l'autodiagnosi come col computer, vai, resette, camminare, mi non ho bisogno né dei dottori né delle medicine, mico i miei rimedi collaudati, non che sia malattia, che rimedio, non che sia. Te si tagliato il corteo? No, che non mi sono tagliato il corteo. Sì, che te si tagliato il corteo, vero?
Sora ferita te che metti una scarpia e dopo tre giorni il taglio va via. Gatti i vermi in panza. No, che non i vermi in panza. Sì, che te dai i vermi in panza, vero? E te metti una bella corona di aglio al collo e tanta pazienza. Gatti i rusoi. I bruschetti sugli occhi. I bruschetti sugli occhi. Te vardi dentro un buttiglione di olio per tre giorni e poi te tocci. Per ogni mai il suo rimedio naturale. Mai che vaga, te grati e bae. Ciao. A proposito, che ho sentito di Piero. Piero? Piero, sì. Piero. Cosa è Piero? L'è morto. Piero l'è morto. Ma quando è successo? Come mai? Cosa è successo? Quando? Dove? Come è successo? Ieri, improvvisamente, pensare che stava benissimo. E rideva, e cantava, e scherzava. E gli era proprio là dove che te siti adesso. Improvvisamente, che verto a bocco, sciocco morto. Ma cosa è meglio? Niente, neanche schiasca sei a netto. Oh, dai! Dai, no, non te puoi parlare così delle persone. Mi, ma dai, come che parlo mi? Sì, come ma adesso ho visto che te pari un vecchio di 90 anni, te pari che avanti a sto passo, varatite te ridusi, come chi pensionati che va in giro dei baucon pa strada, varatite te ridusi. Moro, sì. Calma, sì. Intanto chissà se no altri che avremo a fortuna derivare a pensione, intanto. Sì, caro. A me se mi calco è l'attamento, il svezzamento, gli anni di asilo e scuola materna, il prossimo anno vado in pensione con la massima. Piacere. Sì. Guarda, ride tanto, non è tanto a ridere, sento. Guarda che ormai il mondo si è fatto da pensionati, per i pensionati, in funzione dei pensionati. Poi un fiade ciaro che vediamo qua a popolazione come che si muovesse. Che bei. Scominate, ti lei, te Sofia. Ti hai. Come siamo tu? Giovanni, Nani, quanti anni hai, Nani? 30 anni? Su serio? In che condizione è? Sei Cesaro, Tamara, signora, beh. Signora, parente, mogliere, ognuno con il suo disgrazio, se vuole bene. Nani, di verità, che ora ho fatto? Agente di commercio. Praticamente non fa un caso. Cioè, è libero professionista, giusto? Nel senso che si libero perché non è ancora cucano o che cucano si bi libero. Un lavoro duro, un lavoro usurante. Usuraio, usurante. Dice la verità, Nanni. Se tu paron de mai arte ti un giorno nella vita. Mai! Perché se non te lavori, non te ciappi a pittura, al macinato, giusto? E se non te ciappi il macinato e a pittura e a paia, non te mangi. Mai. E ora, l'unico giorno che Giovanni, poro canghe, capita de mai arte, cosa fa? Ho presto dall'autore, presto all'alba, non si è noccato nessuno. Vai ora, va presto verso 7 e mezza, va dal dottore, pien così de pensionati, lui dorme a notte, e va presto per tenere il posto a nuora, capisci? E poi mi cosa vai a fare tutti i giorni dal dottore? Tutte mie domande.